imparare a sviluppare, diciamo, tutte le caratteristiche per ottenere una forte autostima. E bastano veramente 10 minuti per aprire gli occhi. Tutti noi abbiamo avuto momenti nella nostra vita che ci hanno fatto vedere le cose in modo diverso, momenti che ci hanno fatto aprire gli occhi sulla realtà, su noi stessi e sugli altri. Questi momenti sono momenti di insight che possiamo imparare a sviluppare, imparare a vedere le esperienze della vita, imparare a vedere la vita in modo diverso. Non è sempre facile riconoscere, diciamo, degli eventi che possono trasformare la nostra vita. Tuttavia, ci sono alcuni segnali che possono comunque indicarci che stiamo vivendo un momento che ci cambierà la vita, perché sono i piccoli momenti. Salutiamo Roxy. Ci sono piccoli momenti che possono trasformare veramente la nostra vita. E quando proviamo un senso di incredulità, un senso di apertura, un senso di crescita, vuol dire che abbiamo avuto un insight che sta trasformando la nostra vita. Quindi possiamo imparare a essere più coraggiosi e resilienti, possiamo imparare a essere più grati e anche essere più apprezzati dagli altri. Possiamo anche imparare a essere più autentici e veri con noi stessi. Quindi impara, quando ti capitano delle esperienze che in qualche modo, o degli incontri con delle persone che in qualche modo possono trasformare la vita, devi riflettere su questa esperienza, devi riflettere su questo incontro, prenderti il tempo per pensare a cosa hai imparato e come puoi utilizzare questi insegnamenti nuovi, no? Ci sono, ad esempio, incontrare qualcuno che ha una prospettiva della vita completamente diversa dalla tua. Questo può aiutarti, ma anche vivere un evento traumatico, difficile, può aiutarti a motivarti di più. Imparare qualcosa di nuovo, fare un viaggio, non lo so, fare le cose che ti piacciono. Ovviamente devi partire dal presupposto che tu cambierai positivamente la tua vita. Salutiamo anche Gina. Tu cambierai positivamente la tua vita se comprenderai un fattore fondamentale, che è: ti meriti di essere felice. Tu devi renderti conto che ti meriti di essere felice. Sei una persona speciale, hai delle qualità, dei talenti, hai il potenziale hai il potenziale per realizzare grandi cose, ma per prima cosa devi credere in te stessa. Quindi questo è un punto fondamentale. L'autostima, come dicevo, è il punto base, la valutazione che noi facciamo di noi stessi. Quando abbiamo un'alta autostima, ci sentiamo capaci, meritevoli, fiduciosi. Se abbiamo una bassa autostima, ci sentiremo inadeguati, insicuri, ansiosi. Quindi ci sono molti fattori che possono influenzare l'autostima, come appunto le esperienze di vita che dobbiamo imparare a gestire, i nostri rapporti con gli altri, e anche le convinzioni che abbiamo nei confronti di noi stessi. Quindi devi imparare a sviluppare una forte autostima utilizzando anche 10 minuti che possono veramente trasformare la tua vita, che possono veramente cambiare la tua vita, che possono veramente dare un senso diverso alla tua vita. Non serve tanto. Alle volte, come dire, questi momenti di insight si manifestano in diverse modalità. Ad esempio, mi viene in mente sempre San Paolo, no? Paolo di Tarso, che cascando da cavallo, comunque con un'esperienza importante, che ha saputo gestire bene. Salutiamo Betty Cotic. Il raffreddore, sto bene, ma sono molto molto raffreddato, ma fa parte dei virus stagionali, e quindi abbiamo sempre questa possibilità di, diciamo, anche soltanto in 10 minuti, di trasformare totalmente la nostra vita. Quindi, imparando a concentrarci sui nostri punti di forza, tieni presente che tu hai dei punti di forza, anche se non sempre li vedi. Devi prenderti del tempo per riflettere
su ciò che sei bravo a fare, su quali sono le tue qualità. Fatti una domanda: quali sono le mie qualità? Ma fatteli in questo momento. Che cosa risponderesti se in questo momento ti ponessi la domanda: quali sono le mie qualità? Devi tirarne fuori almeno 10, cioè devi tirar fuori almeno 10 qualità in questo momento. E qualità che potrebbero essere anche potenziali, perché poi l'obiettivo è quello di sviluppare, come possiamo dire, le nostre qualità al loro massimo potenziale, cioè dobbiamo sviluppare le nostre qualità in modo tale da farle diventare, diciamo, veramente, come dire, importanti. Impara ad accettare te stesso e anche i tuoi, tra virgolette, difetti, perché i punti deboli li abbiamo, ma questi punti deboli dobbiamo imparare ad accettarli e riconoscerli, il che significa anche poi potenziarli, imparare a potenziarli, imparare ad accettare ciò che siamo, ma tenendo presente che possiamo migliorarci tranquillamente, imparare anche a essere gentili con se stessi. Cioè, parla a te stesso come parleresti ad un amico. Evita di criticarti, evita di giudicarti negativamente, perché spesso è il giudizio espresso da se stessi verso se stessi. Le qualità sono i talenti, le qualità sono le caratteristiche che ci permettono di avere successo. Ad esempio, la perseveranza è una qualità. Non è detto che sia solo un talento, perché per perseverare non è necessario avere dei talenti. Il non mollare mai, non è un talento vero e proprio, è un qualcosa che si può allenare. Io non credo che ci sia qualcosa che non si possa allenare. Noi possiamo allenare tutto, ma anche la percezione che abbiamo di noi stessi. E il fatto che quando magari prendiamo un impegno con noi stessi lo manteniamo, il fatto che abbiamo delle abilità particolari, c'è qualcuno che magari avrà sviluppato alcune caratteristiche, altri avranno sviluppato altre caratteristiche, però dobbiamo imparare ad allenare e a utilizzare anche nel modo giusto le cose che spesso, diamo giudizi positivi agli amici e non a noi stessi, per cui spesso esprimiamo dei giudizi negativi, ci sono dei giudizi negativi espressi da se stessi verso se stessi, quindi è importante evitare i giudizi negativi, perché il giudizio negativo non ti porterà assolutamente nessun beneficio. Il giudizio negativo espresso da te stesso verso te stesso ti farà vivere fondamentalmente molto male. Quindi essere gentili con se stessi e parlare a se stessi come se parlasse un amico è fondamentale, come è fondamentale circondarsi di persone positive. Ci sono dei mantra motivazionali che dovresti imparare a ripeterti. Quello che io utilizzo sempre: io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono. Ma ci sono anche altri mantra che ti suggerisco di utilizzare. Ad esempio, sono una persona speciale, meritevole di amore e di rispetto. Ripetitelo. Sono una persona speciale, meritevole di amore e di rispetto, perché questo è un altro punto fondamentale, no? Cioè, se noi ci diamo le giuste suggestioni, cioè cos'è una suggestione? Un messaggio che bypassa, diciamo così, la parte cosciente e arriva all'inconscio, no? E la suggestione è questo, potremmo definirlo un ABS, A per attenzione, B per bypass, S per suggestione vera e propria. Quindi noi dobbiamo, questo vale anche se lo facciamo con gli altri, però dobbiamo prima di tutto avere l'attenzione, in questo caso la nostra attenzione, e poi bypassare la parte logica, la ripetizione di una frase, di un mantra, soprattutto in momenti della nostra vita in cui viviamo, diciamo, ad esempio una fase onirosimile, cioè nel momento di addormentamento, nel momento di risveglio,
oppure quando siamo particolarmente rilassati, oppure quando siamo in tensione, perché le due strade per la suggestione sono la tensione e il rilassamento, sono entrambi che portano a raggiungere dei risultati. La tensione, salutiamo Tug, la tensione è evidente che se tu sei in forte tensione, un messaggio diventa una suggestione. Salutiamo anche Crazy Robby. Se nel panico di un incendio una voce grida, presto, buttiamoci tutti dalla finestra, beh, ci saranno delle persone che si butteranno senza riflettere se magari l'incendio si potrebbe spegnere, senza riflettere che magari sono al 20° piano. Quindi ogni volta che noi facciamo qualcosa che diciamo, ogni volta che noi facciamo qualcosa senza filtrare dalla logica, quella diventa una suggestione. Quindi io ti suggerisco questa suggestione: sono una persona speciale e meritevole di amore e di rispetto, da ripeterti nei momenti di relax o nei momenti di tensione emozionale, ma anche sono capace di grandi cose. Io sono la persona più importante del mondo, mi amo e mi accetto per quello che sono, così come sono. Sono tutte frasi che devi ripeterti, oppure sono perfetto così come sono. Quindi ripeti questi mantra a te stesso o a te stessa ogni giorno e vedrai che piano piano inconsapevolmente la tua autostima inizierà a crescere, cioè, salutiamo Dorothy, cioè l'autopercezione che abbiamo di noi stessi, perché l'autostima è la percezione che abbiamo di noi stessi, quindi è un qualcosa che dobbiamo imparare a fare. Pecore senza bisogno di un pastore, esatto, anche perché, tenete presente questo, mi ricollega alla frase di Crazy Robby, che voi che siete pecore temete il lupo, ma al macello vi ci porta il pastore. Questa è una frase da tenere in considerazione. Voi siete pecore, di fatto, siamo pecore, ci mettono nei recinti, no? E ci fanno pensare al lupo cattivo, il nemico cattivo. Ma poi le pecore, se andiamo a vedere, non vengono solo in minima parte, diciamo, vengono aggredite dal lupo cattivo. Chi fa più danni alle pecore stesse è il pastore. Chi fa più danni alle pecore stesse è il pastore. Quindi diffidate delle persone che apparentemente sembrano buone, ma che vi tarpano le ali nelle emozioni, come un genitore che ti dice: no, vabbè, ma questo non dovresti farlo. Poi, soprattutto, le persone che hanno fallito in un certo ambiente ti danno suggerimenti proprio per quell'ambito in cui hanno fallito. Molti genitori, se siete genitori, non fatelo con i vostri figli, non dategli suggerimenti in aree della vita dove voi avete fallito, cioè se voi vi siete divorziati, per dire, e quindi non siete riusciti a chi si è sposato e si è divorziato, non è riuscito a portare avanti una relazione matrimoniale, è inutile che dà suggerimenti al figlio o alla figlia su come far andare bene un matrimonio, perché non ci sei riuscita tu. Se tu non sei riuscita a far funzionare il tuo matrimonio, ma che senso ha che dai dei suggerimenti a tua figlia o a tuo figlio su come far funzionare il suo di matrimonio, per dire, no? O la sua relazione? Bisogna dare suggerimenti dove noi siamo afferrati, non dove siamo scarsi. Comunque, devi imparare a, diciamo, ad esempio, a ripeterti: sono una persona speciale e meritevole di amore e di rispetto. Questo mantra è importante perché ci ricorda che siamo tutti unici e speciali. Ognuno di noi ha qualcosa di speciale da offrire al mondo. Siamo meritevoli di amore e di rispetto semplicemente per essere noi stessi. Quindi prenditi del tempo per pensare a ciò che ti rende unica, quali sono i tuoi talenti, quali sono le tue passioni, quali sono le tue qualità.
Ricorda che sei una persona preziosa e che meriti di essere amato e rispettato, ma fai qualcosa che ti faccia sentire speciale. Ogni giorno fai qualcosa che ti faccia sentire speciale. L'altro mantra: sono capace di grandi cose. Questo mantra ti aiuta a credere in te stesso, nelle tue capacità. Ognuno di noi ha delle capacità, tutti abbiamo il potenziale per realizzare grandi cose se ci poniamo degli obiettivi e ci impegniamo a raggiungerli fondamentalmente. Quindi pensa a qualcosa che desideri realizzare, qual è il tuo sogno? Fai un piano per raggiungere il tuo obiettivo, inizia a lavorare sul tuo obiettivo, non mollare mai. Ricorda che sei capace di grandi cose, però ci devi solo credere. E poi ovviamente il mantra mi amo e mi accetto così come sono, questo è un mantra fondamentale per aumentare l'autostima. Quando ci amiamo e ci accettiamo per quello che siamo, ci sentiamo più sicuri di noi stessi, più in grado di raggiungere i nostri obiettivi. Quindi cerca di fare una lista, esatto, cerca di fare una lista delle tue qualità positive, pensa a ciò che apprezzi di te stesso, fai qualcosa che ti faccia stare bene con te stesso e ricorda che sei perfetto così come sei. Infatti l'altro mantra è sono perfetto così come sono. Quindi questo mantra sembra audace, un pochettino particolare, ma è importante ricordare che tutti noi siamo perfetti a modo nostro, non c'è bisogno di cambiare. Possiamo migliorarci, ma non dobbiamo cambiare, non dobbiamo stravolgerci. Ecco, questi 10 minuti, diciamo, perché poi ripetere questi mantra, bastano veramente 10 minuti al giorno, ma sono i 10 minuti che cambieranno la tua vita. Saranno 10 minuti che ti apriranno gli occhi. Cioè, bastano 10 minuti al giorno per aprirti gli occhi, bastano 10 minuti al giorno per trasformare la tua vita. Non hai bisogno di tanto tempo, basta che questi 10 minuti li trovi nei momenti giusti, nei momenti in cui, diciamo, puoi ottenere dei risultati più vantaggiosi, quindi nei momenti ipnagogici o ipnopompici, cioè nella fase di addormentamento, nella fase di risveglio, oppure quando vivi un'emozione. Quando vivi un'emozione, ricorda che la tua parte emotiva, il tuo inconscio, è più ricettivo e quindi puoi mettere, hai tutti gli strumenti per mettere dentro, diciamo, per mettere dentro le tue suggestioni fondamentalmente. Quindi questo è un altro punto che secondo me è veramente importante, un altro punto che secondo me è veramente basilare, perché se non riesci a fare questo, beh, difficilmente riuscirai a raggiungere, difficilmente riuscirai a raggiungere dei risultati comunque importanti. Purtroppo non è possibile, diciamo, ottenere dei risultati importanti se tu non farai le cose giuste fondamentalmente. Quindi questo è un punto molto importante. Quindi impara, cerca di imparare a utilizzare questi 10 minuti al giorno, che poi sono veramente soltanto 10 minuti al giorno, che però ti permetteranno di ottenere dei grandi risultati, ti permetteranno veramente di ottenere dei grandi risultati. Quindi, detto questo, provate, dedicate 10 minuti al giorno a ripetere questi mantra e vedrete che potrete aprire gli occhi, potrete trasformare in meglio la vostra vita. Bene, passiamo ai saluti.